Bentornati a EcoTV Racconta. Anche oggi continueremo insieme il nostro viaggio alla scoperta di nuove storie. Cominciamo. Il campionato italiano senior è stata l'ultima gara di pentathlon moderno in Italia con la prova di equitazione. Dopo le Olimpiadi di Parigi, infatti, si prevede una nuova quinta disciplina, l'Obstacle Race. A Montelibretti, in provincia di Roma, si è chiusa così una pagina storica di questa disciplina che ha dovuto cambiare profondamente nel tempo per rimanere sport olimpico. Svolta storica. Il pentathlon moderno saluta l'equitazione. Lo farà definitivamente solo dopo i Giochi Olimpici di Parigi 2024, ma intanto in Italia, a Montelibretti, in provincia di Roma, il campionato italiano senior, vissuto tra emozioni contrastanti, è stata l'ultima gara nazionale con la tradizionale prova di salto ostacoli. Per tanti versi siamo stati più di un anno dentro questa situazione in cui l'equitazione sì, l'equitazione no, subito dopo Tokyo, quindi anche un po' di più di un anno, e poi si è risolta appunto con la ricerca di quest'altra disciplina da inserire. È venuta fuori l'obstacle discipline, che chiaramente dal punto di vista della spettacolarità dell'attività, o meglio della convenienza anche rispetto alla partecipazione numerica, implica un investimento differente. I cavalli sono complessi, certo che il fascino dello sport, così era come era concepito da De Coubertin, in qualche modo viene un po' meno, questo è sicuro, cioè c'è un cambiamento epocale, insomma, in qualche modo, è anche un cambiamento della tipologia di atleta stesso, probabilmente, che si avvicinerà a questo sport del futuro. Dopo le Olimpiadi parigine, il cavallo sarà sostituito dalla nuova quinta disciplina, l'Obstacle Race. È già una realtà a livello giovanile e grazie al lavoro sempre attento della federazione, gli atleti italiani hanno già preso confidenza con la nuova prova. Il pentathlon è cambiato molto in questi anni, ma serviva quest'ultimo sacrificio per garantirsi la presenza ai Giochi Olimpici da Los Angeles 2028 in poi. L'obiettivo, beh, io ho detto che non so se sarà facile ripetere un anno come il 2023, però insomma, mai porsi limiti né alla provvidenza né alla speranza. E le Olimpiadi credo che restino il primo obiettivo, con questi tre atleti qualificati, che sono comunque tre atleti che hanno anche possibilità di risultato, perché comunque a vertici europei e mondiali. La speranza, insomma, è il dovere di qualificarne un quarto per completare la squadra. E poi un po' complesso il calendario di quest'anno, perché ci sono anche europei e mondiali infilati un po' male, no? Oltre alla Coppa del Mondo, quindi io credo che la preparazione dei tre qualificati verterà essenzialmente sull'appuntamento di Parigi, no? Con eventualmente tappe intermedie. Sicuramente Elena, se sta bene, andrà in Cina per difendere il titolo mondiale, perché è doveroso da bicampionessa mondiale difendere, certo, il titolo mondiale. Alice non lo so, non credo, è più probabile che Alice e Giorgio, se quella è considerata una tappa intermedia alla loro preparazione, anche si vadano, se no lavoreranno per Parigi, insomma, per preparare al meglio l'evento olimpico. Insomma. Sicuramente per me vedere l'ultimo cavallo in campo entrare qui non è facile, è difficile. Sono convinta che malgrado questo cambiamento la Federazione Italiana reagirà in modo attivo e che i nostri atleti del futuro, pur non facendo più equitazione, rimarranno ai vertici come sono i vertici finora, e cercherò di fare il possibile per sostenerli anche se non come tecnico di equitazione, di disciplina, insomma. Al momento quattro atleti, due uomini e due donne, e cercheremo di incrementare ancora con dei concorsi. È uscito adesso un concorso specifico per atleti, e cercando di dargli una mano nella nuova disciplina. Sicuramente la federazione ci sta dando una grossa
un grosso aiuto con la costruzione del nuovo percorso di Obstacle Race dentro Monte Libretti, che anche se sono un po' di parte è sicuramente molto bello, emozionante vederlo montato lì, anche se l'equitazione era sicuramente diversa, però è bello. Il campionato italiano senior ha visto il trionfo di Matteo Ciccinelli, atleta dei Carabinieri tra gli uomini, e Alice Sotero, delle Fiamme Azzurre, tra le donne. L'astigiana, rientrata alla grande dopo la maternità, è già qualificata ai Giochi Olimpici francesi grazie al trionfo agli europei nel luglio scorso. Mi racconti tanto l'emozione di vivere l'ultima gara di equitazione in Italia, fa un po' effetto dirlo, no? Sì, decisamente. Proprio ieri che ho visto il percorso ad ostacoli, l'OCR che faranno o faremo, non so ancora, prossimamente, mi è venuto un po' il magone, anche perché a me l'equitazione piace tantissimo. E quindi vabbè, io avrò ancora qualche Coppa del Mondo, la finale, probabilmente le Olimpiadi, quindi me lo posso godere ancora un po'. Non ho ancora sentito l'aria della nuova disciplina, personalmente mi sto allenando tanto perché sappiamo che è una prova fondamentale per le prossime Olimpiadi, perché comunque se si viene eliminati o comunque se si fanno parecchi errori preclude molto la classifica, e quindi ci stiamo allenando, penso, bene, e sicuramente a livello tecnico ci stiamo impegnando tanto, quindi speriamo poi di riuscire a ricavarne qualcosa sul risultato delle prossime gare. Con Alice a Parigi ci sarà anche Elena Micheli, bicampionessa mondiale, mentre in campo maschile per ora soltanto Giorgio Malan, anche lui campione europeo, è sicuro del posto. Per questi atleti l'equitazione sarà ancora fondamentale fino ad agosto. A quel punto dire addio al cavallo non sarà semplice. Questo è un anno sicuramente importante perché è l'ultimo in cui possiamo cimentarci in questo sport nel pentathlon, e sicuramente questa, essendo l'ultima gara, come dicevi tu, in Italia, è abbastanza emozionante l'idea che sia effettivamente l'ultima, poi in un contesto così molto bello, e no, sarà molto interessante vedendola in quel modo, anche emozionante. Io non ci sto tanto pensando al fatto che non ci sarà più l'equitazione, sto concentrando a dare il massimo anche in questo sport. Certo, ovviamente essendo l'ultimo anno un po' il pensiero ricade, però adesso siamo concentrati al 100% per fare il nostro meglio. Sono stati tanti mesi senza gare adesso, senza gare internazionali, non vedo l'ora che si ricominci col circuito internazionale per riprovare quelle sensazioni che saranno poi più simili a quelle delle Olimpiadi, e soprattutto godermi al 100% quella che sarà l'Olimpiade, che per noi è la gara regina, e insomma sarà sicuramente un sogno vivere quelle sensazioni, quelle emozioni. Lei è tra i professionisti, il fratello Vincenzo si mette in luce tra gli allievi, papà Catello invece festeggia le nozze d'argento con il training. Giusy Savarese ci racconta questa grande passione cominciata con le gare di pony a 8 anni. Da lì, dice, è cominciato tutto. Nell'impianto voluto e progettato da nonno Cesare, uno che ha vinto il derby, Giusy Savarese ha messo le radici e costruito le sue ali. Se una passione si può concimare, questo è il posto giusto. Questo è un posto che è di famiglia da anni, dal nonno di mio padre, che adesso gestisce la figlia. E quindi è sempre stato un posto di famiglia che ha creato lui e che mia zia continua a tenere vivo. E contiene un sacco di paddock, un sacco di prati che per i cavalli sono per me di fondamentale importanza per la vita quotidiana. Diciamo che qui il posto è, diciamo, si può definire perfetto, perché abbiamo una pista tonda che da 800 metri, la dritta che è fantastica da 600, e poi sì, a 2 chilometri abbiamo il mare, quindi uno volendo con un cavallo che ha particolarmente bisogno può farsi una gita la mattina.
Il trotto è nei geni di famiglia. Giusy è sempre più incisiva tra i professionisti. Il fratello Vincenzo si mette in luce tra gli allievi, dove è impegnato anche il fidanzato di lei, Davide Mattera. E papà Catello festeggia quest'anno le nozze d'argento con il training. Ho una passione che mi hanno trasmesso poi dopo nel tempo, che si è rivelata un lavoro a tutti gli effetti. Però sì, ho cominciato molto presto. Io mi occupo della pratica, nel senso la mattina mi alzo insieme a Davide, ci occupiamo dei box, attacchiamo i cavalli. Papà si occupa più comunque dell'allenamento, quindi esce lui a far prove, si sbriga all'allenamento dei cavalli insieme ovviamente a me, a mio fratello e poi a Davide. E per quanto riguarda la parte dei partenti, chi far correre e chi no, quello ci pensa papà e ci pensa anche un po' più mio fratello su quello, perché io non mi occupo, diciamo, di quella parte là. Insomma, loro mi dicono quel cavallo correrà là, sempre numeri permettendo e partenti permettendo, quel giorno. Se poi dopo il cavallo rimane come papà ritiene opportuno, corriamo. Comunque è un lavoro duro, nel senso che ti occupa la gran parte della giornata, dalla mattina alla sera. Mentre andavo a scuola ovviamente ero più assente qui. La mattina non ero presente in scuderia, casomai il pomeriggio dopo finito scuola passavo pomeriggi in scuderia, però diciamo che il lavoro già era finito. E adesso che la scuola l'ho finita mi dedico di più a loro. A 26 anni è già una veterana del trotto, uno dei pochissimi casi di professionista donna. Le redini lunghe non la spaventano, l'ambizione non manca. Nei suoi occhi la voglia di emergere e di sfidare i suoi miti. Sono fortunata perché avendo la scuderia di proprietà di papà da tanti anni, diciamo che ho questa fortuna. Io credo se non ci fossero risultati comunque passerebbe anche la voglia di stare qui la mattina insieme a loro, ovviamente. Quindi sì, è un obiettivo importante comunque correre e scendere in pista. Lo pratico, diciamo, come lavoro, e la mattina mi alzo, sto con loro e li alleniamo insieme a papà, e poi dopo mi capita di correre anche insieme a Bellei, che è sempre stato il mio idolo da sempre, da fin quando sono bambina, e sì, mi è capitato anche di batterlo una volta, infatti. Sul palo Romanovski, che vince, ha guidato davvero con grande confidenza Giusy Savarese. La prima vittoria al debutto, come in un sogno, la pioggia, la tensione e poi gli abbracci. Subito al debutto c'è stata la prima vittoria col mio cavallo del cuore e è stata dura, nel senso che è stata veramente dura, però ce l'ho fatta. Quella era una cosa che mi ero posta e fortunatamente ci sono riuscita. Oggi la scuderia ha una punta di diamante con cui Giusy ha un rapporto speciale e tante pietre ancora da lucidare. 16 cavalli, 5 sono puledri. Allora lui si presenta già da solo, Everest Gar. Ed è in compagnia con il MD Vedere che avete visto prima. E lui e loro li tengo in compagnia perché lei è una cavalla un po' particolare, ha bisogno di compagnia, mangia più volentieri e sta meglio. Lei ha una storia un po' particolare perché lei quell'anno andammo, papà e mio fratello andarono all'asta e comprarono Everest, e quindi diciamo l'acquisto mirato era lui. Poi dopodiché avevamo un proprietario che era innamorato dei figli di Mago d'Amore, che sono cavalli un po', vanno molto forte ma sono cavalli un po' particolari, e insomma papà vide questa cavalla qui che era, mo c'ha 4 anni ma quando è arrivata, che era puledra, era diciamo quasi una pony, però fatta bene, lineare, e insomma acquistarono questa cavalla qui. L'abbiamo domata, dopodiché l'abbiamo lasciata 2-3 mesi in paddock sciolta per fargli completare la crescita, perché era proprio veramente piccola. Dopodiché abbiamo cominciato a domarla, ha fatto la qualifica. All'inizio non ne voleva sapere di uscire dalla prima curva. Arrivava almeno alla prima curva e mi sbagliava sempre. Poi con papà degli accorgimenti, delle cose, piano piano, poi dopo i cavalli si fanno anche da soli. E è una cavalla un po' particolare a livello di carattere, perché è un po' mezza matta. E quindi fortunatamente tutto l'estate scorsa siamo riuscite a trovare un equilibrio. Anche lui era un cavallo che prometteva bene, poi fine estate mi si è fatto male e quindi è rimasto fermo per 5-6 mesi. È rientrato l'altro giorno a Versa ma ha sbagliato la prima curva.
e siamo, diciamo, in procinto di cercare di prendere dei buoni piazzamenti e qualche vittoria. Questo è un puledro che stiamo mettendo in paddock un po' la mattina per non tenerli sempre chiusi dentro i box, insomma stanno sperimentando per le prime volte anche loro i spazi aperti. Anche perché quando cominciamo la doma, loro va bene che vengono dai paddock, però li teniamo dentro perché per domarli, diciamo che è meglio. Non solo cavalli, fra le attività della famiglia Savarese ce n'è anche un'alternativa, gestita prevalentemente da Vincenzo. Lui, diciamo che è appassionato, è molto appassionato di cavalli come me, diciamo come la famiglia, e adesso è allievo, ha preso la patente, è allievo e sta aspettando i piazzamenti per poter guidare anche in professionisti. Diciamo sì, lui non sta lo stesso tempo che sto io qua perché abbiamo una pizzeria di proprietà ai Castelli e quindi lui, diciamo che in quello rispetto a me è più bravo e si occupa più di quello. Giussi saluta mostrando le tecniche di attacco del ghin, il salchi da allenamento, e passa la parola al papà Catello, che qui tutti chiamano Mr. Training. Il primo cavallo che mi sono comprato di proprietà mia, Sassuolo si chiamava, era figlio di un friend difese, cavallo che ha avuto buoni risultati e questo è stato uno dei primi che proprio è stato mio, allenato da me. Tutti i giorni fanno training piano e mentre due volte a settimana fanno delle prove un po' più consistenti. Di cavalli ne ha visti tanti Catello, quello che gli è rimasto più nel cuore? Nessun dubbio. Che ho avuto io di proprietà mia Mondial Gar, è stato un cavallo eccezionale, ha vinto diverse corse, è stato un cavallo veramente forte. Cavalli attuali abbiamo questa IOLM di Venere che sta andando veramente bene e speriamo in Everest Gar, che ha avuto un piccolo incidente quando stava migliorando e adesso sta in ripresa, speriamo bene. Tempi che cambiano, metodi nuovi, Mr. Training chiude con una considerazione. Poi sale sui gradini dell'esperienza e si affaccia sul futuro. Prima la pista dritta non esisteva, tanti anni fa. Adesso la maggior parte dei cavalli lavorano in questa pista dritta, con sti sabbioni che Cocciatore ha portato in Italia. Ci sono ottimi risultati. Stanchi ma pagati di quello che facciamo, perché questo è un lavoro fatto con passione, quindi non ti pesa. Non ti pesa più di tanto. Le telecamere di Elisabetta Busso si sono spostate al confine tra Piemonte e Lombardia, precisamente ad Agrate Conturbia, dove sorge un ex allevamento di trottatori. Qui la dottoressa Francesca Agabio ci condurrà nel mondo della medicina alternativa. Oggi con la dottoressa Francesca Agabio andremo a farvi conoscere un mondo nuovo. Una carriera la sua è iniziata presto, quando era ancora al quarto anno, sotto la guida della dottoressa Paola Gulden. Il suo sogno è sempre stato quello di dedicarsi all'allevamento. In seguito alla sua strada si è incrociata ai fianchi della dottoressa Vigliani e della sua equipe, aggiungendo così un ulteriore indispensabile bagaglio di esperienza. 13 anni come responsabile in un centro di cavalli d'assalto, ma la medicina tradizionale non faceva per lei. Un incontro magico con le pagine di un libro sull'omeopatia, dove sin dalle prime righe ha trovato le risposte alle sue domande, aprendo così un nuovo mondo davanti a sé. Ciao Francesca. Ciao Elisabetta. Anzitutto qui dove siamo? Qui siamo all'azienda agricola Saronni, che è un ex allevamento di trottatori e oggi è trasformato, diciamo, in pensione cavalli. È un posto bellissimo dove i cavalli stanno molto molto bene e dove io ho deciso di portare la mia Super Giulietta. Come dicevamo, le pagine di questo libro, che è L'omeopatia in settenari, sì, ti ha aperto un mondo, il tuo, sì, mondo. Sì, esattamente quello. Mi ha aperto il mio mondo perché in realtà
dentro di me c'è sempre stata una parte di veterinario non tradizionale. In quel libro ho trovato proprio le risposte alle domande che cercavo e ho capito qual era la mia strada, cioè come potevo fare la differenza nelle problematiche dei cavalli e anche di altre specie animali. È la possibilità di interagire con l'individuo, di andare oltre quella che è la fisicità e dove la medicina tradizionale molte volte si ferma e alza le mani. Prima con l'omeopatia, quindi studiando omeopatia, e poi ho ancora approfondito di più in maggior purezza quella che è l'approccio energetico, sono arrivata alle terapie frequenziali e quindi al biofeedback. Sono stata invitata come relatrice al congresso internazionale di biofeedback che si terrà a settembre a Budapest, anche perché è prossima proprio l'uscita del software specifico veterinario. Adesso andiamo a vedere nel concreto quello che tu fai. Come si fa? Utilizziamo come cavia la tua cavalla, esatto. Ovvero Super Giulietta, esatto. E così in questa maniera sfrutti anche l'occasione per visitarla. Ovviamente. Allora andiamo. Andiamo. Questo trattamento, Francesca, è diventato conosciuto, famoso per tutti noi l'anno scorso, quando durante la diretta della Meric abbiamo visto la veterinaria trattare il poi vincitore Huckleberry con questa apparecchiatura. Ce la spieghi meglio? Sì, quella è un'apparecchiatura simile a quella che utilizziamo noi oggi e che è il mio strumento di lavoro. Questo strumento è uno strumento di biofeedback quantistico. Quindi in realtà utilizza frequenze e testa frequenze del campo quantico dell'animale, quindi non esclusivamente relativo alla parte neurale e cerebrale, ma alla totalità dell'individuo, ed è per questo, secondo me, questo è il fascino di questo strumento, perché ci consente di comprendere quelle che sono le dinamiche dello stress, della cosiddetta reattività da stress, della totalità di un cavallo o di un altro individuo. Quindi in questo caso collego lo strumento attraverso un cavo, ma quella che viene utilizzata è una microcorrente, per cui non viene assolutamente percepita. L'animale non percepisce nessuna stimolazione. Il tutto avviene a livello energetico, quindi a livello di campi elettromagnetici. Quindi la prima cosa è calibrare l'ambiente in modo tale che lo strumento riconosca quali sono le frequenze del paziente e quali no. Lo step successivo è quello di effettuare il test. In realtà nella calibrazione lo strumento ha già fatto una prima valutazione, cioè mi darà poi quelli che sono i valori bioelettrici cellulari dell'individuo, cioè come stanno le cellule a livello elettrico, quindi proprio il loro voltaggio, l'amperaggio, la resistenza. È come se noi ci rivolgessimo alla cavalla e le chiedessimo: come stai oggi? Che cosa hai che non va? E lei ci risponde con delle cosiddette reattività da stress in valore numerico. Quindi ecco, l'altra cosa interessante, per esempio in questo momento lei mostra una reattività al muscolo facciale laterale pterigoideo legato alla masticazione, ed effettivamente se voi guardate adesso la cavalla continua a muovere la bocca e a masticare, quindi lei sta manifestando questo comportamento della masticazione come stress comunque, perché in questo momento lei vorrebbe andare al fieno, mangiare, fare altro, non vorrebbe stare qua, e lo esprime come masticando. Lo strumento lo traduce come informazione frequenziale. E allora abbiamo degli osservati speciali. Questo cavallo che vedete alla mia destra ha più di 30 anni. Si è rotolato in questo fango, quindi gli ha fatto sicuramente bene. Senti Francesca, però io ti volevo fare una domanda. Dimmi. Tutto bello, tutto magnifico, ma funziona? Allora, funziona perché io vivo di questo, quindi ti dico che funziona. Non è la bacchetta magica,
non possiamo aspettarci che tutti gli individui rispondano bene, allo stesso modo, rapidamente. Molto dipende dall'energia vitale dell'individuo. Quindi più la patologia è cronica o più abbiamo degli ostacoli al ripristino dell'equilibrio, e meno o meno rapidamente o meno completamente risponderà alla terapia. Intanto ci è venuto a trovare un altro giovincello, anche lui deve essere un trentenne. Senti, mi fai un esempio concreto, reale, in modo da far capire ancora meglio chi ci ascolta? Allora, per esempio, di recente mi è capitato di trattare una cavalla con problemi neurologici, non riusciva ad alzarsi, non riusciva a raggiungere la stazione da sola, e io l'ho trattata 3 volte. Ho anche il messaggio della proprietaria che mi ha scritto appena io ho finito il trattamento che la cavalla si è alzata in piedi. A volte rispondono così, altre volte ci vuole più tempo, altre volte è necessario che accada qualcosa, quindi magari appunto riuscire anche a dare il tempo al paziente di capire le informazioni che io mando con lo strumento, dargli tempo di comprendere, ma non è una comprensione mentale, cognitiva, è una comprensione di tipo energetico, è una consapevolezza. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma noi vi aspettiamo sempre qui a EQTV Racconta.